È finalmente tornata a casa la statua di San Costantino Imperatore, patrono di Caprileone. Il simulacro infatti mancava da casa sua, la chiesa a lui dedicata, da dicembre scorso, quando è stato consegnato agli esperti per essere sottoposto ad un importante intervento di restauro. È una piacevole combinazione di tanti elementi culturali, identitari, artistici, storici. Ritorna dopo il restauro l'antica statua di San Costantino Imperatore a Caprileone e viene accolta dalla sua comunità. Finalmente ritorna a Caprileone restaurata la statua di San Costantino. San Costantino è il paese, è il patrono di Caprileone. La comunità di Caprileone è particolarmente devota al suo santo, al santo patrono, e quindi oggi finalmente, dopo un impegno e avere seguito tutto l'iter, ritorna oggi i festeggiamenti proprio in onore di San Costantino a Caprileone. Questa bellissima statua è un lavoro, un capolavoro ben restaurato, e prossimamente, quindi spero abbastanza presto, avremo non solo la statua ma anche il fercolo, che ancora per motivi tecnici non è stato potuto completare. Era evidente che si trattava di un'opera che aveva subito rimaneggiamenti nel tempo, parecchi rimaneggiamenti, restauri diciamo non legittimi, ma anche in passato i documenti infatti restituiscono le notizie di rifacimenti anche nel 700, nell'800, per cui il lavoro è stato particolarmente complesso, il lavoro eseguito dal restauratore Edoardo Anastasi, perché ha dovuto rimuovere le superfetazioni, le aggiunte, le ridipinture che rendevano illeggibile la statua originaria. Siamo riusciti con un intervento della soprintendenza a recuperare tutta la statua, e oggi per noi è un momento storico di rientro della statua, ma in modo particolare per la fede della comunità che si ritrova tutta qui insieme a vivere questo momento di gioia e di felicità, perché nel santo, ecco, hanno visto sempre il loro patrone, il loro protettore. In modo particolare tanti che portano il nome di Costantino hanno dato segno nella storia di vivere questa devozione, questa fede al grande imperatore che liberò la civiltà pagana, dando proprio l'insegnamento della fede cristiana. Siamo tutti contenti di condividere questo momento molto 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 importante, siamo tutti gioiosi di poter condividere con tutta la comunità. La sovrintendenza come istituzione ha provveduto insieme all'assessorato beni culturali al finanziamento. In questo momento sentite quindi la grande gioia che c'è evidentemente di tutta la collettività. Siamo contenti di restituire il santo patrono alla collettività.